molto a voi e grazie anche, thank you, merci, detto nelle lingue di alcune nazionalità presenti qui al cimitero degli inglesi, al presidente Luigi Mannelli della società e a tutta la società ricreativa Fratellamento per averci coinvolti nell'iniziativa All'ombra dei cipressi, Firenze in memoria dei poeti. La tua mano che tocca la mia, vaste terre pone il destino per dividerci, ma il tuo cuore resta nel mio, che per due pulsa e batte, tu sei in ciò che faccio e sogno, come il vino sa delle sue uve. Storia che può essere letta in modi diversi, come ci hanno dimostrato film, biografie, racconti, testi critici. Per lo più si è accentuato il sapore di favola romantica, che termina con la morte dell'eroina. L'infanzia felice nella casa di campagna di Hope End, scandita da passeggiate, studio, giochi, teatro in famiglia, l'amore per la poesia che la conquista fin da piccola, i problemi poi di salute, la incapacità di muoversi, forse la tubercolosi. Studiose e studiosi, poeti e poetesse, letterati e letterate hanno colto nella sua vicenda e nella sua fine ben altro. Penso a Emily Dickinson e ne sentiremo parlare subito. Penso a Virginia Woolf e al suo Flash, Vita di un cane, dove il cane è il Cocker Spaniel di Elizabeth e la vita è quella di lei vista con gli occhi dell'amico a quattro zampe. E mi piace anche questo ritratto di lei fatto alla pubblicazione del suo poema epico in 9 libri, Aurora Leigh. Poi con il figlio Penn, che lui è sepolto agli allori, e vorrei tanto che lui sarà accanto di lei qui. E questo sarà un progetto che facciamo. Non accusarmi, ti prego, perché mostro un volto troppo calmo e mesto al tuo cospetto. Con la fede nell'infanzia, ti amo con quell'amore che pensai aver perso quando persi i miei santi. Ti amo col respiro, le risa, i pianti di una vita intera e, se vorrà il Signore, più ancora io ti amerò dopo la morte. Nel 1854 Emily Dickinson riceve in dono una raccolta di poesie di Elizabeth Barrett Browning, pubblicata appunto nel 1944. Mi è immediatamente rapita, scrive a un amico dicendo che è come aver aperto uno scrigno dove ha trovato opali, onice, smeraldi. Quando Elizabeth Barrett Browning muore, naturalmente Emily Dickinson è sconvolta e parla in molte lettere di questo. All'amico Bowles, che sta venendo a fare un viaggio in Europa nel 62, scrive: tocca la sua tomba, metti la tua mano sulla testa di Elizabeth da parte mia. Stabilire questo contatto, questo braccio che collega le due terre oltre l'oceano. Ci sono 3 poesie che la Dickinson scrive, proprio sicuramente riferita alla figura di Elizabeth Barrett Browning. Con le sue ultime poesie sono finiti i poeti. L'argento è andato in rovina insieme alla sua lingua. Mai a memoria ha gorgheggiato un altro flauto o donna così divina.